Guys, who remembers the Vitaphone Maseratis? Classic, classic SRO GT cars. With me, Alex Muller. Put the car on pole position here in 2009. Good to be back in this car? Yeah, it's a very nice memory. 13 years ago, at the same racing weekend, I was on pole position, and now again. So yeah, we'll see how the race goes for us. But the memories are so nice, you know. And putting these cars back on track after you know the car is 16, 17 years old. I think we're doing pretty good the lap time compared to the modern GT3 cars with traffic and so on. I think we're still competitive with this machine. Now, I was asking someone earlier on how much one of these cars is worth these days, because you have to be really careful with them. They didn't tell me how much. They said you could buy a small Welsh village with one, which is like quite a lot of houses. I don't know if this is political correct or not, but the value is between 4 and 5 million euros for one of these cars. Yeah, look after it, won't you? That is the point, because I have a mega trust from my teammate and car owner. Yeah, and he is. I leave a safety margin on the table, of course, because you know the car is unique. You know, they built 13 cars, 12 are still existing. So if you damage this car, it will be quite hard for everybody. And we want to have a nice racing weekend. We want to have fun. It's a gentleman racing weekend. And I'm as well in the age, with 43, getting more and more the gentleman driver. So we're all happy. Alex, thank you very much. 13 cars, there's 4 of them on the grid here, guys. 4 of these Maseratis to look at, amazing. Thank you. 4.5 milioni questo Maserati MC12, ma quello che mi impressiona è che qua ha fatto la pole nel 2009 e qua rifà la pole nel 2022, 13 anni dopo, sullo stesso tracciato, la stessa macchina, con lo stesso pilota, Müller, rifà la pole. Ben ritrovati da Marco Gabriele Nesi, e qui con me c'è Daniel Montinari. E buon pomeriggio a tutti, bentornati per l'SRO GT 30° anniversario con Peter Auto Race One. Ma perché iniziare così bene, se possiamo iniziare ancora meglio con le impressioni dei piloti, che so adesso vengono intervistati dall'altra. Back in one of these cars, Maserati. First time since 2007, is that right? No, I've driven it at Le Mans about 6 weeks ago in Le Mans Classic, and it was just unbelievable. You know, you forgot how good something was until you haven't done it for a long time. But the car's so much better than me, that's actually the realistic fact of life. Just how special is it? Tell us a little bit about it. When this was born back in 2004, it just had something about it. It was probably the only racing car that was also beautiful. Most cars are, they've got something about them, but this has everything. It looks amazing, it performs amazing, it's beautiful, and it was born a classic. And, you know, for me it was a privilege, and I never thought in 2004 I'd ever get my dirty little mitts on one. And now, you know, I've been privileged enough to have this thing here, and I drove one in 2007, and it was like, you know, the only thing that's got changed really is I've got so much slower. You know, I can use a calendar rather than a clock now to time myself. That's the only disappointment. And you're not doing this on your own, are you? Who are you with? So I brought my godson, Harrison Newey, because I suddenly realized that being 10 kilos and 15 years on, I was never going to manage an hour without a paramedic. So I thought I'd bring him along and he could do a bit of it and make sure to keep me alive. Now listen, I know you're not going to tell me how much it's worth, but Alex Muller just did, so look after it, won't you? Oh, I'll do my very best and I'll just keep it clean. Nice to see you, Richard. Thank you. Take care. Sembrava emozionato Macari, eh? Sembrava molto emozionato. L'ultima volta lui, 2007, ha detto qualche settimana fa, ero a fare la Series classica. Assolutamente sì, mi ha fatto morire da ridere quando ho detto, beh, non mi serve più un cronometro, ma mi serve il calendario per contare quanto giro io qui. La macchina è molto più in forma di me, però che emozioni, che sensazioni che si hanno a portare questi gioielli. Parlavano di quanto poche ce ne fossero di queste Maserati e di quante ce ne siano in pista contemporaneamente in questo evento. Sì, intanto io torno a fare il saluto a tutti coloro che ci stanno seguendo, augurandovi un buon pomeriggio e un buon godimento di quello che è il 30° anniversario by Peter Auto Race One dell'SRO GT, 30° anniversario di questa categoria che va a racchiudere tutte le vetture che hanno partecipato circa più o meno in quello che è stato tutta la storia del GT. Abbiamo
altre interviste. Siamo con Ortelli dall'Audi, sentiamo cosa ha da dire. Guys, we were hoping to have a word with Stefan Ortelli. Can you believe he's bought this car and it's heading to a museum after this right now? They were struggling with the belts. Let's see if we can grab a quick word. Stefan, what's it like to be back in one of these cars? It's not often that you have this chance, and I have to say, small details remind me so much about my time back in the time with the Audi. So, yeah, it's really nice, and especially here at Spa, it makes sense. I'm really blessed by the potential of the car, and still bloody fast. I really love it, and the grid is just crazy with so many Maseratis on the grid, Aston Martin and Porsches. So, yeah, I'm very happy to be part of this grid today. Now, they tell me you actually bought this very car. Was this a car that you drove in period as well? Yeah, it's a car we've been racing 2014 and 2015, winning races. It makes sense to buy a car when you win races with. Good luck, see if you can do another one today. Thank you, we will try. Beh, ha parlato che con questa macchina lui ci ha corso nel 2014 e 2015, giusto? Ti dico cosa ha vinto in quel periodo un tale Stefano Ortelli, solo in quel periodo. Terzo nella Blancpain Endurance Series Pro Cup e ha vinto la 12 ore di Sepang con la GT3. Giusto per citare quello che ha fatto di meno questo straordinario pilota, che ricordiamo ha vinto Le Mans con la categoria GT1 nel 2007, ha vinto il FIA GT dal 2002 al 2003, ovviamente. Giusto per citare quello che c'è di oro nella sua carriera tra le cose più rilevanti, con innumerevoli poi piazzamenti, appunto ancora Le Mans, altre FIA GT e così via. Stefano Ortelli è un nome che assolutamente si conosce molto 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 bene nel panorama motoristico, automobilistico nello specifico. Devo dire, Marco, che sono sicuramente tutti molto emozionati per quanto riguarda questa gara, che vedrà praticamente più o meno 13 macchine, dovrebbero essere, mi sembra di aver capito, più o meno una quindicina di vetture, se non oltre i 20, che prenderanno parte a questa sfilata un po' più competitiva rispetto a quella che abbiamo visto stamattina. Abbiamo visto Maserati, abbiamo visto Audi, Aston Martin, c'è anche una sola Mercedes. Poi noi, alla fine di quella che è stata la qualifica, Marco, siamo andati a mangiare, sì. E mentre mangiavamo c'erano queste macchine, okay, che rientravano ed erano esattamente, sì, dietro di noi, sì. Ed era veramente molto caratteristico, perché un conto è vederle e dire ok, conosco quella macchina, un conto è che una volta che ci arrivi lì vicino ti creano un po' quella cosa, quella vibrazione nella pancia, sì, che ti dice caspita, forse un'emozione me la crea. Poi Daniel, sai cosa? Non so se capita anche a te, ma quando sento questo tipo di vettore, a parte che sono esattamente, sono schierate non qua davanti a noi, ma dietro le nostre spalle nella Endurance Pit Lane, sai cosa? Quando senti il rumore di queste macchine, tu lo senti sì ovviamente con le orecchie perché è fortissimo, ma ce l'hai nel cuore, ce l'hai nella cassa toracica, è lì che fa risonanza, è lì che si crea l'emozione di quello che è il motorsport e l'emozione di questo fantastico evento. È un po' come quando vai a un concerto dei Metallica o di gruppi veri che fanno musica vera. È un modo per offendere la musica che ascolto. Assolutamente sì. Yeah. E lì la musica la senti davvero nel cuore, nella cassa toracica, ti rimbomba quando c'è del ritmo, quando c'è della voglia, della grinta, dell'energia, ed è tutto quello che abbiamo qua su questa griglia, con queste vecchie glorie, vecchie signore. Che adesso hanno ancora voglia di ballare. Adesso partono con il giro di formazione. Marco, ovviamente sarà una partenza lanciata la loro, perché non penso che ci sarà la partenza da fermo. Però noi facciamo una cosa: stiamo in silenzio, tiriamo sul volume e ci ascoltiamo il sound di queste splendide vetture. Niente, è sfortuna, no, la nostra, no, non c'è proprio da fare. Ce l'hanno tolto, addirittura hanno spento l'audio in questa telecamera, sì, esatto. Incredibile. Cioè, uno ci prova, ma non c'è niente da fare. Torna adesso l'audio, non so se avremo degli onboard durante la gara, probabile, proviamo a vedere poi se la regia ce li darà. Eccolo qua, forte. Thank you.
Abbiamo visto la classifica passare sotto i nostri occhi con Varcuter, Macari, Ortelli, Hall, Amerson, Mainz, Goethe, Sofronas, Menten con Kaduri, Seiler, Föveni, Davis, Wunderlicht che segue a Benzet, Fratli e Fauve con Blanchmein, Lino, Ehrlich, Rio, Evans e Fireman, Maxted Page e Phillips, che vanno a chiudere questa griglia di partenza di queste 25 vetture, per la precisione, che sono adesso un po' boppate dalla safety car, verrebbe da dire, se dovessimo andare a cercare un termine così. Però manca poco perché tra poco iniziamo, e quindi emozioni che dureranno un'ora circa, dovrebbe essere. Una quarantina di minuti, poi vedremo quando scatterà l'orologio. Ma che curva, dove siamo qua? Che curva è? Un a caso? Sì. Stiamo arrivando a Blanchimont, mio caro Marco Gabriele Nesi. Che pista! Io ho avuto l'occasione prima, quando tu eri al commento della Lambo, di farmi un po' un giro in alcune delle parti incredibili di questa pista. A parte che c'è un bellissimo ristorante qua sopra, esattamente di noi, dove possiamo vedere a destra bus stop e un po' l'arrivo, e a sinistra la parte di Urush, che è davvero incredibilmente in piedi, come si e dice nelle nostre parti. La source. E dietro abbiamo la source. Quindi vedi praticamente l'ultimo e il primo settore insieme. Adesso sai che sono curioso di vedere davvero quanto effort, quanto ci mettono per questa partenza, quanta enfasi ci metteranno. Vediamo, perché comunque sono vetture queste che vengono prese anche un po' da, tra virgolette, collezioni, quindi cioè, non bisogna rovinarle, bisogna stare un po' attenti, perché sennò diventa un problema poi recuperare anche un eventuale pezzo di ricambio. Attenzione, perché quando si dispongono sulle file parallele vuol dire soltanto una cosa, che iniziano ad alzarsi le palpitazioni, iniziano a venire fuori quelle che sono, a venire fuori quella che è l'oca della pelle, con i piloti che cercheranno adesso di andare a tirare lo strappo. Vediamo cosa succederà, però attenzione Marco, perché la bandiera verde viene data adesso. Passano qua sotto con l'ottimo spunto da parte della Aston Martin lì a destra. Attenzione alla staccata all'esterno addirittura della Aston Martin 5 e della Audi numero 14. C'è stato un po' di paura da parte della Maserati di Macari, che è rimasta un pochettino imbottigliata nel traffico. Si è fatta mangiare da Ortelli, si è fatta mangiare da Hall. Adesso arrivano Ruger e Dion. Si scende e poi si sale lì per andare a prendere quello che è il rettino del Carmel, con il pedale dell'acceleratore puntato direttamente sul tappetino, a discrepanza di quelle che sono le velocità di punta. Guarda Marco, adesso l'attacco da parte di Hall ai danni di Vergoder. Vediamo con i due che arrivano adesso alla staccata. Dopo il rettino del Carmel prende l'interno il pilota con la numero 5, dietro c'è una fumata bianca. Speriamo che non ci sia stato un contatto o un grosso problema, ma intanto la prima posizione è della numero 5, con l'ottima partenza da parte della numero 5. Intanto dietro addirittura c'è Ortelli, che si mette in battaglia con un'altra Aston Martin. Un po' di problemi per lui, è l'Aston Martin di Mainz, se non sbaglio, che è partito benissimo, è partito benissimo da quella che era la settima posizione. Tanto vetture che scendono verso quello che è la parte centrale del tracciato. Si arriva verso Puon con tutti i piloti che adesso stanno già iniziando a correre un po' di gruppetti, ovviamente per differenza dovuta anche per prestazioni e anche un po' per chi è un po' più in forma, un soprattutto per confidenza, mi viene da dire. Ma abbiamo visto un'ottima partenza, abbiamo visto come sono macchine estremamente costose, ce l'hanno detto prima in griglia, ma nel momento in cui tu vedi la bandiera verde butti su visiera, non pensi più a queste cose e parte la competizione, parte la grinta. Abbiamo visto uno spunto da parte di Hall incredibile con un Aston Martin che è una livrea, già è una macchina iconica, con una livrea iconica in una pista iconica, è un qualcosa di incredibile. Sta già salutando il gruppo, sta già prendendo del margine. Ci riprova intanto la Maserati di Macari a riprendersi quello che è suo. È finito tanto indietro, Macari sicuramente è rimasto un po' spaventato da questo primo avvio. Sicuramente è stato lui anche l'autore del bloccaggio in staccata alle Combe, con la fumata bianca che avevamo intravisto per un frame dopo che i piloti erano arrivati a frenare dopo il rettino del Carmel. Si conclude quello che è il primo giro, ovviamente adesso parleremo in termini di tempo. Sono curioso, Marco, di vedere se quella Porsche che aveva avuto problemi durante le qualifiche ci sia, perché secondo me non c'è. Vediamo, sperando che non sia nulla di complicato. Intanto ne approfitto di questa fase per vedere quanto è curiosa questa situazione. Guarda cosa abbiamo qua. Una Maserati sviluppata nel 2004 dal telaio della Ferrari Enzo,
quindi Ferrari, Maserati con sponsor Red Bull. Oggi sarebbe abbastanza strano oggi trovarlo. È una cosa anche che non potrebbe esistere, penso. È una cosa che se facessero non sarebbe politically correct, forse. No, forse sai che dovrebbe esserci delle sponsorizzazioni anche in DTM di Red Bull su Ferrari, però non vorrei andare, vado a memoria, non vorrei sbagliare, però in ogni caso è una cosa che mi fa sorridere. Con il DTM che non è più tanto D, mi verrebbe no, da dire. È più un DTGT3M. È tipo, esatto, è più un EGT3M, sì. Con E che sta per Europe per i costruttori, però vabbè, sì. Ovviamente ci sono sempre delle evoluzioni nei vari campionati, lo sappiamo, anzi meglio così, cosa non farei io per mantenere attiva quella categoria, perché mi piace veramente tanto. Intanto sorpasso da parte di Sofnas ai danni di Vercuter, con il pilota Audi che si va a prendere la posizione sul pilota Maserati in uscita da No Name. Con l'arrivo adesso a Puon riesce a prendersi anche un distacco minimo di sicurezza per evitare grossi errori, ma attenzione dietro, perché Macari si è già rimesso a caccia, si è già rimesso la visiera, lascia la posizione a Ortelli che sfanala prima di attaccare all'arrivo di curva 12 e 13, che sicuramente facendo così aiuta, perché non essendo una gara competitiva, nel senso non dovendo fornire dei punti ma dovendo fornire dello spettacolo, andare a sfanalare è un modo per dire occhio perché mi sto buttando, così evitiamo di fare danni. Ci sta, sai com'è, a un certo punto vai anche a preservare appunto quelle che sono queste macchine. Lì davanti c'è Stuart Hall, giusto per citare qualcosa, nel 2013 ha vinto la categoria GTE AM del FIA World Endurance Championship, giusto per citarne una. Poi nel 2004 aveva vinto la Formula Renault 2000 UK. Bella la Formula Renault. Sì, carina, assolutamente carina. Quindi qua comunque abbiamo in pista qualcuno che il gas ce lo sa dare lo stesso. Sicuramente non sono piloti da poco, sono stati invitati per da SRO per un trentesimo anniversario delle vetture GT. Intanto il pilota che ha guadagnato più posizioni, mio caro Marco, è Sofronas, che era partito in ottava piazza, se non sbaglio, ottava, non a posizione, adesso si ritrova secondo alle spalle di Hall. Anche lui era partito più o meno in terza, quarta posizione, adesso invece si ritrova a condurre. È battaglia adesso tra Macari e il pilota dell'Aston Martin, adesso mi sfugge. No, ha avuto. Sì, è Macari dietro, ha perso le posizioni, Marco. Se l'era riprese, adesso le ha riperse di nuovo. È Omerson. Abbiamo fatto confusione noi con la livrea. Abbiamo fatto confusione noi con la livrea perché sono entrambe blu e davanti c'è Mainz. Quindi i due sono in battaglia. Mainz, che abbiamo visto prima, mentre andavamo a mangiare, che parcheggiavano la macchina, erano in sei per spostarla perché la vettura è pesantissima e dovevano praticamente risicarla in uno spazio di un metro quadro, e sono stati molto molto bravi, molto precisi. Sai chi manca a questa gara? La Lamborghini Murciera col GT1, quella che abbiamo visto prima, quella di colorazione nera. Sì, esattamente, assolutamente sì, hai ragione Marco, manca e non l'avevo vista inquadrata ad ora. Però guarda che belle, questa immagine è meravigliosa. Guardate la differenza che c'è tra le prime due MC12 e l'MC12 che ha chiuso il gruppo, quella di Amerson. Guardate la differenza di ala, vi faccio vedere questo particolare. Guardate quanto è stretta l'ala della Vitaphone, che è appunto questa meravigliosa colorazione con la capottina azzurra, col cockpit azzurro. E la colorazione e l'ala non di questa diretta seconda MC12, ma di quella dietro. Andremo poi a raccontare di quelli che sono stati i cambi regolamentari e andremo a introdurre anche quello che è un tema, che è il BOP. Per chi ci sta seguendo tutto il weekend l'avrà sentito 1287 volte probabilmente, però né una di più né una di meno. Intanto staccata dentro la bus stop da parte dell'Audi di Ortelli ai danni di Sofronas, che sta sicuramente soffrendo dopo aver preso sì la posizione su Vercuter. Però bellissima la staccata al pelo da parte di Ortelli nel prendersi quella che per il momento varrebbe come seconda posizione. Al già ha preso 11 secondi e mezzo per andare a scappare via, per andare a lasciare dietro soltanto la polvere che si abbassa. Ma adesso le Audi, la R8 LMS Ultra di Ortelli e Sofronas, scendono in direzione di Eau Rouge. Telecamera spettacolare questa, che racconta di una vista dal basso e poi una vista dall'alto.
Marco, l'abbiamo fatta forse 20 volte in questi giorni, la salita di Eurugia e Radivion a piedi. Io penso che sia più facile fare una scampagnata in montagna che fare quella salita, per quanto è ripida. Sì, guarda, io mi sento già molto in forma dopo. Io consiglio a tutti, tutte le persone che devono mettersi in forma e magari sono un po' pigre e non hanno poi così tanta voglia, di venire qua ad allenarsi, perché dà motivazione. Tu che ci stai ascoltando dalla Sicilia, prendi l'aereo, vieni in Belgio. Contatto! E si gira, attenzione! Dovrebbe essere Macari quello, se non va del bar. No, continua a essere Omerson con Mainz. Con Mainz anche, che ha un po' di problemi nel rientrare, con addirittura Feveny che gli stava arrivando addosso. Questo è stato un contatto, Marco, sì, tanto molto, molta ghiaia che va sul tracciato. Questo è stato un contatto, Marco, che sicuramente non ha, tra virgolette, un concorso di colpa, perché i due erano praticamente così. Sì, affiancati. Questo ti fa capire come nel momento in cui tiri sulla visiera, chiudi le porte dell'auto, stringi le cinture a 5 punte. Eccolo, il replay, eccolo. Ce lo rivediamo. Staccata all'interno da parte di Mainz. Forse un po' più avanti la Maserati, ma penso che ci siano stati due contatti piccoli, sì. E forse il secondo è quello che ha fatto alzare il posteriore. Corretto, corretto, assolutamente sì. E io spero in un'unica cosa, che non ci siano troppi danni, perché come abbiamo detto prima sono dei pezzi incredibili queste vetture, soprattutto la MC12, che è una macchina con una tiratura estremamente limitata. Non che la DBR9 sia da meno, anzi, per me la DBR9 è la macchina più bella qua adesso che sta correndo. Non me ne voglio a Maserati, che è una macchina incredibile, però questa macchina ha un fascino particolare, sarà un po' il James Bond che è un po' in tutti noi. Intanto la telecamera va su Stuart Hall, godiamo un attimo di motore in discesa, vediamo se ce lo danno. E torniamo tra pochissimo, giusto? No, niente, ce lo tolgo. No. Volevo dare 10 sì. secondi di motore. Niente, niente. Non ce lo danno. Però telecamere che poi vanno su Stefano Ortelli, seguito da Sofronas, il pilota americano, che insieme a questa... Io te la indico a mano, Marco, però questa triade, no? Sì. Quanto è bella vedere le ali dell'Aston Martin lì davanti. Poi hai i quattro anelli dell'Audi, il tridente della Maserati, un po' più indietro hai il cavallino, il grifoncino della regina di Stoccolma, insomma tutti i simboletti di Stoccarda. Cambiamo nazione. Perdonami. quanto creano emozione quando li vedi, anche perché poi tutti lo relazionano un po' a quello che è l'oggi, però c'è stato anche un ieri. Guarda, io invece voglio sfruttare questo momento per fare un appello che sicuramente arriverà a chi di dovere. Cara Maserati, hai fatto una macchina straordinaria, l'ultima supercar che hai fatto, io con due ali e a rispettare il regolamento GT3 non la vedo poi così male, quindi il Fanatec GT World Championship, World Challenge, magari ti aspetta. Magari, tra magari. Un paio d'anni, Sì, visto che... senza fretta, però tanto... Fate il progetto. Sì, 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 fate il progetto. Vi aiutiamo volendo, sia io che Daniel. Noi siamo disponibili. Sì. Se serve qualcuno che vi cambia. Qualcuno che vi cambia le gomme, qualcuno che vi pulisce lo pneumatico. No, abbiamo visto le persone stamattina, pulivano i cerchi, bellissimo lavoro. Guarda qua, questa sì. macchina abbiamo parlato oggi. Questa Aston DB9 DBR9 con questa colorazione ha vinto Le Mans nel 2007 con la numero 009. Auto fantastica, gestita da un team fantastico che è il ProDrive, team storico, incredibile, con una competenza clamorosa. ProDrive ha vinto da tutte le parti, dai rally alle GT, è veramente qualcosa di incredibile come organizzazione in Inghilterra. Soprattutto quando guidavo io, Marco. Sì, guidavi in ProDrive. Era ancora un po' più piccolino, però guidavo io. No, scherzi, scherzi a parte, ma il desiderio di salire su una di queste rimane un po' nella testa di tutti, quindi... sarebbe veramente molto bello. Anche questa è molto bella, Marco. Questa livrea molto bianca snellisce la vettura, dà questa sensazione di velocità aggiunta. E per quanto riguarda la Porsche di cui parlavamo, che non vedevamo in griglia, effettivamente non c'è. No. Manca quella Porsche che durante le qualifiche 2 aveva avuto problemi, lo diciamo per chi non avesse visto la sessione precedente, dove sostanzialmente nelle curve a sinistra generava fumo bianco. E lì, Marco, cosa abbiamo pensato, cosa abbiamo diagnosticato noi? Allora,
quello che abbiamo pensato qui dal comodo del fresco della nostra cabina è che ci possa essere stato qualche problema a livello di una delle due bancate del, del motore Flat Six di quella Porsche, che andava a raccogliere magari dell'olio e questo generava quel fumo e anche magari un rumore non perfetto, mi dicono di aver sentito. Scusami Marco, intanto ci prova dentro su Davis Goethe, ma non riesce a prendere la posizione. Il pilota Porsche riesce a chiudere molto ben pulito la porta in faccia al pilota Lamborghini. Adesso scendono la Mercedes Giro di Ion, vediamo se ci sarà un confronto ravvicinato di nuovo tra i due. La Lamborghini dovrebbe avere il favore di quello che è il motore che l'aiuta, nonché anche della scia che però viene raccolta addirittura da Goethe nei confronti di Wunderlich, che lì davanti con l'Aston Martin potrebbe aiutarlo lungo il rettilineo del cammello. Infatti così è, la Lamborghini si fa vedere un attimino negli specchietti, ma non, comunque non c'è spazio. Guys, Michael Sovany's with me here now. He's got one of the cars that I really like. I think what he would too. It's a Porsche. And this car actually came fourth here. Now, Michael, tell me about the car. It's a 2004 semi-works car, ex-Freisinger squad. They won the world championship as a team with one of the three cars. And it's still original. And it's the same livery as it ran 2004. It was actually a team sponsored by Yukos Oil of Russia, of the famous Michael Khodorkovsky, who Mr. Putin put in jail in Siberia for 12 years because he said he's going to run for president. So it's a pretty historic car. I'm probably not going to go there with a political thing, but you were the quickest car, I think, around here in your class, is that right? Yeah, my co-driver is bloody quick, much faster than me. I'm sure you'll do a great job. Good luck. You're going to get in the car, I think, two or three laps. He's going to be coming in about, 9 minutes. Oh, better let you go then. Yeah? Thanks, take Thanks care. Very much. Cheers. Guarda, riassumiamo. L'abbiamo ascoltata l'intervista, quello che sostanzialmente hanno detto, che mi ha fatto, personalmente mi ha fatto più impressione, è che la stessa macchina che ha vinto il campionato nel 2004 è la stessa macchina, uguale a come era nel 2004, questa Porsche. L'hanno tolto dalla pista, l'hanno alzata, hanno aspettato il tempo e l'hanno rimessa, rimessa giù. Sì. Beh, impressionante, è impressionante. Molto. Il pilota che entrerà tra circa una decina di minuti, perché ci sarà un cambio pilota da quello che abbiamo capito. E mio caro Marco, io proverei a vedere se riusciamo a prendere un po' di sound, però sembra che le telecamere vogliono rimanere abbastanza lontane da quelli che sono i piloti. Andando a fare un attimino un recap, 39 minuti dal termine, Hall primo, seguito da Ortelli, Sofronas, Macari con Vercuter, e Mainz con Cadori, Roveni e Seiler che Davis chiudono la top 10. Segue poi Goethe, Wunderlich, Beneset, Fratti, Ehrlich, Lineau, Fove, Evans, Phillips e Homerson. Non hanno preso parte alla gara i piloti che vedete nello standing di sinistra, un po' più trasparente. Intanto la Ferrari in uscita nei confronti della Aston Martin, la Ferrari di Fove contro Lineau, esce bene ma poi soffre. Beh, perché? Perché Ferrari è un GT2 e davanti è un GT1, quindi Aston Martin ha quei 600 cavalli contro i circa 485 di questa 430 GT2, appunto, e si vedono soprattutto nella parte di accelerazione. Infatti, vero che... guarda. Ciao. A livello di motore, ovvio, sono due categorie diverse. Qua sono rappresentate le GT1, GT2 e GT3. Tu ci hai raccontato un po' di storia stamattina, ti va di raccontare ancora per chi si è collegato come nasce un po' questo progetto di sì. SRO? Sì, sostanzialmente è una cosa un po' privata, nel senso, non tanto mia. Okay, non ce la vuoi dire. Ma tanto Daniel ha deciso che è privata, non ce l'ha. Allora, è privata, non si può dire. Partiamo così, con una storia privata, nel senso che non è una cosa mia, ma è una cosa che Stefan Ratel aveva deciso che lui, avendo creato nel 92 sul circuito Bugatti la Gentleman Drivers Trophy, aveva detto ok, facciamo un trofeo dove ci può partecipare soltanto la manufacturing della Francia. In quell'anno si era proposta Venturi, ma abbiamo un'altra intervista, quindi la mia storia continua dopo. Now, Harrison, famous name.
godfather, but also famous racing driver, really. Right, pretty good. You've only done four laps in this car, is that right? Yeah, I did two flying laps yesterday, and then two flying laps in practice today, and now the race. Never driven it before, so. Come on, what's good. It like? It's amazing. I mean, look, I grew up watching these cars. DBR9s, MT12s, they were the cars I had as models when I was growing up, so. For most of these guys, they're not that old, but for me, you know, they're my real classics and where my heart lies, so to drive them is amazing. They just look and sound right somehow, don't they? They sound amazing. Listen, I've got to let you go because they just told you to put your helmet on. Take care. Thank you, have a good one. Cheers, guys. Beh, l'hanno appena chiamato per mettere il casco, quindi questo è lo spirito anche di questa giornata, molto easy. È bello come un pilota comunque ancora in attività parli di quanto sia bello e emozionante portare questo tipo di classic, di classiche GT che hanno corso negli anni precedenti. Harrison Newey, ti dico solo un dato, Asian Le Mans Series LMP2 winner nel 2018. Così, così. Per essendo, da quello che abbiamo potuto capire, il nipote di qualcuno più famoso di noi. Però c'è una storia. Te la stavi raccontando. C'è una storia che io stavo raccontando. Papà Castoro, Daniel Montinari parla. per tornare a raccontare un attimino di come siamo arrivati a questo 30° anniversario. Diciamo appunto, Stéphane Ratel organizza questa gara nel 92. La chiama Gentleman Drivers Trophy ed era rivolta soltanto appunto a Venturi. Fine del primo episodio, continuiamo. Cosa succede? Passano due anni, nasce la Global GT Series insieme all'idea di Patrick Peter e Retel. Patrick Peter era un pilota che aveva, diciamo, attività in altre categorie. Ovviamente, vai Peter Auto, lo leggiamo adesso, quindi c'è ancora il suo zampino. Marco, mi stai facendo dei segni? Sì, ti faccio dei segni come per dire Non so se mi vuoi buttare SRO fuori. È l'acronimo di Stéphane Ratel Organisation. Quindi capisci già quanto è importante questo nome. Ma hai sentito Organisation? Sì, è proprio francese. Hai usato il palato. Organisation. Sì, è più bislacco che sì. Scherzi a parte, siamo ormai arrivati a metà di quella che è stata l'apporto di Retel e Peter, con Peter che si stacca dal progetto, preferisce continuare a correre, ma comunque c'è sempre il suo zampino. Ma Retel vuole investe, raccoglie appassionati, raccoglie approvazioni, fa campionati e poi nasce la SRO, come hai detto tu, Stéphane Ratel Organisation, con l'apporto di Total Energies of Spa nel 2001. Questo succede nel 2001, quindi siamo nella nuova epoca, siamo negli anni 2000 e praticamente nascono tutte le categorie che bene o male conosciamo oggi, poi ovviamente con le varie modifiche ai nomi piuttosto che alle varie categorie. Nel 2005 iniziano ad esserci problemi di soldi e quindi dicono dobbiamo fare qualcosa. Annuncio, dall'anno prossimo inizieranno ad esserci le GT3, abbatteranno i costi ma aumenteranno lo spettacolo. E infatti lo spettacolo poi dal 2006 ad oggi abbiamo visto essere aumentato veramente tanto, tant'è che SRO ha fatto un ottimo lavoro anche a livello di evento, organizzazione intorno all'evento, quello che viviamo durante un weekend, tra virgolette, se non in questo caso settimana di gara. Quindi succede veramente tutto quando sei in autodromo con quelli di SRO, che sono veramente molto bravi, tra l'altro sono molto competenti, sono molto preparati, ben organizzati, sanno come gestire un evento di una determinata portata, se non come la 24 ore di Spa del Fanatec GT World Challenge Europe che partirà domani. Saremo in diretta, saremo pronti, sperando di essere abbastanza carichi, sperando che ovviamente la stanchezza non ci assalga. Ma mio caro Marco, noi abbiamo fatto scorta di litri di energy drink, quindi tu hai fatto, che io ti pagherò, eri profumatamente, tu eri con me al io supermercato, ero con te e ho appoggiato questa tua scelta di avere a che fare con tantissimi energy drink qui. Qualcun altro non l'ha appoggiata. Attenzione. Problemi per la Vitaphone di Vercuter. La numero 47 si ferma. Marco si ferma. Intanto è aperta la pit window, quindi iniziano i cambi pilota per l'ultima mezz'ora. Speriamo non sia niente di grave, speriamo sia banalissima benzina o qualche contatto che non funziona più, perché parlavano prima di quanto sono
care queste vetture. Non vedo, botte, non vedo niente di che. Vediamo, replay. Il replay ha, rallentato, si è, si è fermato. Alza il piede, si è costretto a fermarsi. Sai cosa? Qua probabilmente inizia a sentire qualche avvisaglia, qualche rumorino un po' diverso. Fermi la macchina per... Lascia stare. Intanto un lungo della DBR9. Sai che mi sa che è un'altra... Un'altra fermata questa. Questa è un'altra fermata perché qua c'è un gazebo. Sì, sì, è direttamente dietro il muro di sicurezza, quindi è un'altra fermata. È un altro pilota che si ferma, sì, sempre livrea. Vitafone. Quindi non è che magari lo sponsor... Che... No, sì, si scherza ovviamente. E quindi fuori due iniziano i pit, cambio pilota, la entrante Porsche di, in questo caso, pit ce l'abbiamo con... Fratti. Numero 70, sì, Philips. Oh, sorry. Che dovrebbe lasciare il posto a un pilota entrante che ho visto prima mettersi gli occhiali, quindi è un pilota che corre come me. Poi c'è anche la Mercedes che sta cambiando il pilota, come vedi Marco, non è una competizione di quelle che devono dare il sangue agli occhi dei piloti, ma con calma. Ma è una gran sfilata esatto. Sostanzialmente per quello che queste vetture hanno fatto, per qualcun altro un po' meno, perché Ortelli sta tirando come qualcosa di incredibile, perché sta spingendo fortissimo, ha fatto dei sorpassi come se stesse correndo appunto nel 2015 con questa macchina per giocarsi il campionato, sta correndo davvero forte. Intanto qua sotto passano qua sotto con il limitatore inserito, Marco trema tutto. Mi sono dovuto alzare dalla sedia perché sennò cadevo. E arrivano intanto sul rettilineo per quello che è l'inizio dei 30 minuti rimanenti, se ne sono passati 23-24 più o meno dall'inizio della competizione. La Porsche numero 99 adesso arriva un pochettino lunga, la staccata della Source con dietro, si porta anche l'Audi che dovrebbe essere in doppiaggio in questo caso, sì, quindi tranquillamente va ad effettuare il sorpasso Sofronas con il cambio pilota, eccolo lì che avviene nella seconda pit lane, quindi quella in discesa, c'è il cambio pilota, deve entrare il mio sosia, il pilota quello con gli occhiali, lo chiamiamo così da oggi, no scherziamo, vediamo dopo chi sarà il pilota subentrante. Marco, ti vedo agitato, cosa sì, sta bravo. Succedendo? Ti chiamavo perché abbiamo visto prima inquadrata la Ferrari, giusto? Sì, assolutamente sì, in battaglia con una Aston Martin prima. Esattamente, Ferrari 430 GTC, sviluppata 2006. Ok, il debutto nel 2006, ha vinto il titolo piloti nel 2006 e nel 2007 e ha vinto il Manufacturing Cup, quindi la Coppa dei Costruttori GT2 al debutto e anche nel 2008. Giusto per farti capire che pedigree ha questa macchina. Voglio ha vinto macchina. Anche l'American Series, American Le Mans Series GT2 per la categoria GT2 nel 2007 e la categoria GT nella 24 ore di Le Mans del 2008. Giusto per darti qualche informazione di quello che ha vinto questa macchina. Ferrari Ferrari 430 che è stata sostituita a livello di GT con quale macchina? Con la 488. Perfetto, che non è nient'altro che la Ferrari più vincente delle competizioni. Che è la Ferrari che alla fine di questa stagione va in pensione. Sostituita da? Dalla 296. Voto 10. Presentata quando? Ieri. Oggi? Ieri. Oggi alle 12:30 presentata oggi alle 12:30 che ha sicuramente dato un po' di scalpore perché abbiamo visto tutti andare lì a guardare, toccare, fare e quindi sicuramente ci sarà tanta curiosità. C'è ancora un problema di DBR9, passa la Lamborghini in un posto dove sicuramente poteva decidere all'esterno di passare dell'uscita di la Source. Esatto alzando un po' il verone. È un replay questo quello che ci viene fornito dalla regia. È rientrata. Ok. È rientrata la vettura che si era spostata prima e stava arrivando la Lamborghini e si è trovata lì. E che faccio? Che fai? Vai. Per forza. Esatto. Marco, parlando un attimo degli aggiornamenti, bellissima questa, eh. Questa è veramente clamorosamente bella. Magnifica. La penso sia una delle più belle del pacchetto. Aspettiamo, appena l'accendono ci zittiamo perché questo è il momento più bello. Quindi dovremmo stare molto rapidi. No, ci tolgono l'immagine. No, ci tolgono l'immagine. Bellissimo però rimanere. È un momento di cambio piloti, Marco. Stanno cambiando i piloti, quindi
Vedremo un po' di driver cambiare nome nello standing, stiamo attenti. Si ferma la 77 la vettura di Ehrlich, che effettuerà il cambio pilota. Vedremo se si fermeranno anche coloro che si devono ancora fermare, in questo caso Ortelli qua inquadrato. Io stavo guardando la numero 77, Ehrlich. Dall'entry list ci è dato da solo, quindi scende e risale. Sì. Quindi dovrebbe correre autonomamente, no? Magari danno la possibilità anche a qualcuno che si è aggiunto di salire e farsi un giro, anche per onore di provare la macchina, ovviamente chi ha la licenza per poterlo fare. E poi, Marco, ti dico anche... Ah, ecco perché stai correndo, ti stai cambiando, stai cercando di arrivare... Non vedi che sono vicino alla porta? Sì, esatto. Intanto abbiamo tra pochissimo un'intervista per sentire chi è sceso dalla macchina per capire quali sono le impressioni. Stuart, you just jumped out of that car. Nice big lead. The main thing, the first thing you said to me, I grew up watching these cars, I love these cars. Harrison Newey said the same thing. What's it like? I know, it's really cool, you know. I joined Aston Martin as that car sort of started to phase out, so I never really got to drive it back in anger back in the day. So it's a beautiful car to drive. Unfortunately, we're in Le Mans aero and everything for this weekend because we don't have a high downforce kit, so a bit difficult against the Maserati prototypes, but you know, we're having a lot of fun. It's a gorgeous bit of kit to drive. And yeah, we were leading the race, so it's good fun. It's nice as well, not just some legendary cars. What if you let two legendary drivers as well, like Stefan Ortelli? Yeah, no, it's good. You know, I grew up watching Stefan, raced against Stefan, and now we're coaching two of the guys at WRT in the main race. So, yeah, you know, it's a great grid. I hope they do more of this, you know, more of this racing alongside the GT World Challenge. You know, it's nice to come in. I'm obviously here for Benji in WRT, but to do a little bit of driving this weekend in such a beautiful car is a bonus. Of all of these golf cars, you just get to drive quite a few of them. Which is your favourite of the golf cars? That's like picking my favourite child. come on. No, I mean, probably the GTE that we won the World Championship in. That's now in the collection. You know, that the R9 is one of the favourites. Although to drive, it's a bit of a beast to drive. Or the prototype, the old V12 Aston Martin, because that's what I got my shot in. Back when I was a bit of a whippersnapper, I've got a few more grey hairs now. But, you know, those three probably are the really iconic ones that I love, you know, getting in. And, you know, I've got a grin from ear to ear, so beautiful. It's not a bad job, is it, really? No, someone's got to do it, haven't they? And just pick me. Well done, thank you. Ha voglia di correre, eh? Ha voglia di correre, ma poi ha raccontato di come è la macchina che sognava da piccolino e si trova effettivamente qua a guidarla, non è niente male. Poi Richard ha fatto una domanda scomodissima: qual è la tua macchina più bella, la tua macchina preferita, con la Riviera Gulf? E lui ha dovuto dire alcune, la GTE con il quale ha corso e ha vinto, ha parlato dei prototipi in particolare, sinceramente mi è sfuggito. Vabbè, lì poi ogni tanto manca anche la parola, sì. Perché poi tu li ascolti, vedi quanto sono emozionati, Marco, e dici: caspita, anch'io magari vorrei, sì. Un giro, dai, lì, non dai. Chiediamo tanto, siamo qui, un giro a Spa quando la pista è libera, andiamo piano, giusto per provare un po' l'emozione di saperla guidare. Cambio di pilota intanto per la Maserati di Macari. Ci sono tanti piloti ai pit, soprattutto i primi tre, che si stanno fermando per appunto fare il pit stop. È entrato anche Ortelli. Intanto riparte la Lamborghini, che si era fermata mentre stava parlando il nostro intervistato. Marco, 23 minuti al termine. Adesso è una situazione totalmente tranquilla, perché ci sono anche dei distacchi, quindi i piloti possono tranquillamente andare con un passo senza troppi problemi e senza troppe bagarre che possono far succedere quello che era successo prima, ovvero far rischiare di rompere le macchine. Sì, Daniel, hai detto bene. Parlando un po' di macchine, ecco, infatti qua è inquadrata la R8 Ultra. R8 LMS Ultra. Perfetto. Quante volte abbiamo fatto campionati io e il mio team di Sim Driver con questa macchina? N, esatto, N, anzi volte. M di LMS. Okay. qua abbiamo rappresentato appunto tutte e tre le categorie da GT, GT1, GT2, GT3, appunto di quegli anni.
Da queste categorie poi è nata anche una categoria che abbiamo sentito prima nell'intervista, la GTE. Cos'è la GTE? È una sorta di fusione, ma ve l'abbrevio davvero, so che sarà pieno di errori, ma è giusto per andare a snocciolare un attimino e rendere un pochino più facile il tutto. È una categoria che ha abbracciato quella che è stata la GT1 e la GT2 e ha convogliato in questa categoria GTE, che ha corso, a Le Mans e ha corso nell'IMSA, quindi oltre oceano lato americano. Macchine anche in questo caso molto votate all'essere macchine racing, quindi con alta attenzione a quello che sono tutti gli aspetti aerodinamici. Un motore non estremamente potente, siamo anche lì nell'ordine di 550 cavalli, grosso modo. Cavallo più, cavallo meno, dipende poi dalle macchine. Grossa attenzione al reparto sospensioni, geometrie, telaio, proprio per dare gran carattere a queste auto da corsa. Categoria GTE che sta andando in pensione, ci sarà l'anno prossimo solo nella categoria Pro-Am, ad esempio a Le Mans, e verrà sostituita sempre di più da quella che è la categoria GT4. Quindi l'uomo che nel 2004 ha iniziato a pensare a facciamo delle, che verrà sostituita dalle GT3, pardon, non dalle GT4, ma prova a pensare nel 2004, quando quello che ci hai raccontato tu prima si è messo a dire, ma sai che forse una categoria più economica di auto da corsa può fare il bene di tutti, quanto sta diventando vero soprattutto adesso. Soprattutto in questo momento storico. Guarda la lungimiranza, tra l'altro, di questo tipo di scelta. Immagino, fra 30 anni ci saranno Daniel Montinari Junior e Marco Gabrielenesi Junior nello stanzino di Spa-Francorchamps a raccontare l'SRO GT 60 Anniversary. Con le vetture che oggi vediamo correre, ci starebbe come lungimiranza, sì. Te lo dico. Io invece ti dico altro, Marco, mentre tu parlavi. Dicami. Perché magari chi ci segue potrebbe anche non saperlo, visto che comunque c'è una cultura nelle ruote coperte che in parte è legata molto ai veri appassionati e in altra parte invece è legata soltanto a quella che è la cultura del rosso, che in Italia è la religione della Ferrari, e quindi uno quando vede la Ferrari dice la GT bella, Ferrari ci corre. Quindi magari chi non è tanto preso con le varie categorie, un'infarinatura, la farina sulla lingua già a me, un'infarinatura molto veloce su quello che appunto sono le differenze, le varie differenze tra GT1, GT2, GT3 e magari anche GT4. O se ce ne sono altre che ti vengono in mente. È la domanda che mi stai facendo? Esatto. Ok, pensavo. Problemi intanto, per la numero 5. Se è girato, siamo a. Vediamo Bruxelles. Vediamo se riconosci la curva. Bruxelles. Bravo, bravo Marco. Brava, grazie. Curva tra l'altro difficilissima, perché è una curva dove si soffre sempre di sottosterzo in uscita e di sovra in ingresso, che è la condizione che i piloti detestano più di tutte. Che differenze ci sono? Vediamo il replay, scusami, Marco. Penso a bloccaggio. Ti ricordi quando ti parlavo dell'auto blip stamattina? Sì. Quindi la scalata sostanzialmente con la doppietta assistita. Alcune di queste vetture, delle GT1 stesse, non avevano questa assistenza, soprattutto nella prima fase della loro vita. Probabilmente è stata portata più avanti. E questo è il classico bloccaggio del ponte posteriore in scalata. Abbiamo Macari? Sì, in intervista. Adesso lo sentiamo. Sì. Joe Macari, tell me, what was it like? Was it how you remember it? Yeah, it was scary and fast, exactly as I remember it. Actually, I don't think I remembered it being that scary, and it's certainly getting scarier every lap. The car's amazing, but the track is just brutally fast and unforgiving, and you've just got to remember to sort of you've got to make friends with it all over again. And I just started to towards the end, and I found a bit of rhythm, but it took a little bit of while, especially when you've got a mirror full of other cars and something in front, and you're trying to still learn your way around. But it was great. It was really amazing. Well done. Thank you very much. We'll get back to the action. Fantastic. Che belle queste parole, sai, mi sono piaciute tantissimo. Ritrovare vecchi amici, ritrovare la macchina che ti ha dato tante scary emotion, quindi tanta
Emozioni spaventose. Esatto, spaventose, sì. Volevo dirlo in un altro modo per rendere quella che è la bellezza di uno spavento che può darti una macchina da corsa che va davvero forte, però non riesco a trovarlo. Emozioni paurose. Esatto, va benissimo. È stato bello poi anche il sorriso con cui l'ha detto. Ha detto che verso la fine del suo stint stava cercando di trovare il ritmo, però ovviamente il rispetto per la vettura e per se stesso diceva che quando aveva altre vetture attorno ci andava sostanzialmente piano. Stavamo parlando di quelle che erano le differenze fra GT1, GT2 e GT3. Soffermiamoci su questo, poi parleremo delle nuove categorie GT, sì. GT2, GT3, magari GT4. Queste categorie vanno, le differenze sostanzialmente sono quanto sei vicino all'auto di serie. Anche adesso è così, però poi con sigle diverse. Attenzione qua, intanto che battaglia è questo sorpasso bellissimo di chi ha sostituito Ortelli, perché immagino, sì, esatto, abbia fatto un pit per cambiare pilota e magari nello standing non ci viene dato, va a praticamente slidare la Porsche e poi anche l'Aston Martin, che è l'Aston Martin di Hall. Ecco, non ci viene fornito il replay. Sai chi si fa vedere, destra poi sinistra poi si infila. C'è la Porsche numero 178, se non ho letto male, che dovrebbe essere quella di Davis, se non vado errato, Marco, ma si capisce ben poco perché c'è tanto sole in pista, Marco. C'è tanto sole in pista e anche tanto nella nostra cabina. E Ortelli è stato sostituito, sai da chi? Da Ortelli. Quindi è il famoso sono sceso, sono salito. Sì, praticamente scendi per regolamento di questa manifestazione, scendi, vai a prendere il caffè, torni, se non devi fare cambio pilota. Ah, c'è il minimo, sì. È il minimo di pit stop e un caffè. Stiamo ovviamente scherzando, però Ortelli è tanto problema questo Marco. Questo mi sa di passaruota, di un passaruota, magari di un ammortizzatore che magari può avere mollato con una macchina un po' più seduta verso sinistra, però Philips, questo speriamo niente di così tragico. È importante riuscire a tornare ai box. Sì, sembra che sia proprio fumo che esce dal passaruola a sinistra. Da guarda questa... quanto Marco è aggressivo, è pronunciato, è studiato aerodinamicamente parlando l'anteriore della vettura del pilota brasiliano. Beh, decisamente sì, sono categorie GT2. Guarda, eccolo, esattamente. Quella è la parte, acceduta la gomma. Quella è la testimonianza del fatto che magari sta grattando su una parte del passaruota, quindi vai a togliere quel materiale. Un po' come se tu avessi messo quella gomma al tornio e quindi viene tolto quella parte di trucciolo. Un trucciolo. Stavamo dicendo, le differenze fra GT1, GT2 e GT3 sono sostanzialmente peso, potenza e vicinanza della vettura alla stradale. Ok? GT1 per essere omologate dovevano avere un minimo di vetture di serie, di produzione di serie vendibili al pubblico per poter omologare una macchina come ad esempio la Maserati MC12. Il minimo, se non vado errato, è di 25. E poi ci sono team come la Maserati che ovviamente ha sviluppato la macchina stradale partendo però dal concetto dell'auto da corsa. Quindi sostanzialmente è nata prima il concetto dell'auto da corsa, poi è stata stradalizzata la versione da competizione per permettere di circolare, ma soprattutto permettere di ricevere l'omologazione FIA GT1. Un particolare, a fine anni 90, quando la FIA GT1 prevedeva macchine, prototipi come ad esempio il Toyota GT1, Mercedes CLK GTR, Porsche 911 GT1, così via, il minimo, se non sbaglio, era di 3 vetture. Toyota le ha costruite tutte e 3, una non è mai uscita dalla sede e l'altra è nella collezione privata del presidente di Toyota, se non sbaglio, e la seconda è al museo Toyota GT1 Road Car. Macchina incredibile che purtroppo qua non c'è. Personalmente la mia macchina preferita in assoluto di tutti i tempi. Comunque, tornando alle nostre GT1 degli anni 2000, metà 2000, sono macchine da circa 600 cavalli, circa 1250-1200 kg di peso, cambio 6 marce ovviamente elettroassistito per le versioni finali, quindi quel famoso top lip che dicevamo,
sono delle macchine da corsa, veramente da corsa, con tutti i piloti che dicono qua hai proprio la sensazione di correre in un'auto da corsa. Ti è piaciuto come spiegazione? Assolutamente sì. Benissimo. Quindi devo andare avanti col GT2 o prendiamo un attimo di respiro? No, prendiamo un attimo di respiro perché intanto ti lascio bere, perché stai seccando, immagino tu voglia andare a fare un salto al museo della Toyota. Abbiamo visto un po' di azione in pista tra lo scambio di posizioni con la Lamborghini e l'Audi, che ancora proseguono adesso sul rettilineo del cammello dopo aver scollinato in uscita dall'esecuzione di Rouge Radion. È sempre Ortelli con la Lamborghini, guidata in questo momento da Goethe, anche lui ha fatto il gioco del salire e scendere, sì. Quindi chissà quanti caffè stanno facendo i box in questo momento. Segue anche la Mercedes dietro, poco inquadrata, perché comunque è abbastanza, tra virgolette, abbastanza arretrata. Comunque Deneset è in ottava posizione. Via via arrivano tutti gli altri, come avevo detto prima Marco, sono tutti abbastanza staccati. Io ti dico però anche, dopo il pit, la vettura di Sofronas, che aveva iniziato Sofronas, è un pochettino più staccata. Prima era invece molto più vicina all'Audi che vedeva Ortelli alla guida. Adesso si è messa in mezzo la Aston Martin di Hall, cioè si è creato questo distacchino di sicurezza. Sembra quasi che i tre non vogliano rompere. No, decisamente. Adesso siamo arrivati in quella fase dove, ecco, guarda, dove magari ti cristallizzi un attimino, preservi quella che è la meccanica e non solo. Però guarda il pilota che c'è ancora in Stefano Ortelli, che è lì, ha fatto un sorpasso pazzesco passando in mezzo tra il suo rivale e il doppiato. Ha fatto la classica racing move, in quel caso non si è risparmiato tanto. Non molla, anche perché no. Comunque non è un pilota. Intanto c'è sotto di noi, passa lentissima la Chevrolet. Eccolo qua, ci viene full course yellow. Full course yellow, sì. Full course yellow a 11 minuti dal termine, perché bisogna portare in pista i camion per portare dentro la Porsche che si era ritirata a Bruxelles. Passa la Ferrari 430 GTC intanto tra uno Stewart, il rimorchiatore e la medical car. Full course yellow, se si traducesse in safety car, potrebbero essere dei bei 10 minuti restanti. Vediamo come l'affronteranno poi e se sarà prevista safety car. Nel mentre approfittiamo di questo full course yellow anche della Porsche uscita, perché la Porsche è appartenente a categoria GT2, per dare qualche numero anche in questo caso. La cavalleria si aggira attorno ai 450-480 cavalli e il peso attorno ai 1350 kg. Sono macchine un filo meno sofisticate da un punto di vista aerodinamico, cioè un po' meno sofisticate da un punto di vista aerodinamico, anche da un punto di vista dinamico. Le caratteristiche del telaio sono un attimo più vicine a quelle che sono la produzione di serie. GT3. Una guida un po' più stradale. Esatto. GT3 tiene più o meno la stessa potenza, più o meno gli stessi cavalli, però ha delle componenti ancora meno racing e ancora meno sofisticate da un punto di vista aerodinamico. Non cambia tanto tra GT2 e GT3 in termini di prestazioni per queste vetture in pista, ovviamente, e le caratteristiche sono abbastanza similari. Anzi, per dirti, l'Audi R8 LMS Ultra aveva circa 520 cavalli. Non male, eh? V10 5002. Non male veramente, un bel mezzo e sicuramente anche un bel andare. Stavo guardando le vetture che passavano sotto di noi, Marco, sì. Intanto si stanno riunendo tutti i piloti in questo full course yellow, che di per sé sta diventando sostanzialmente una safety car per andare ad annullare un po' i distacchi che non abbiamo mai di per sé citato, anche perché comunque Ortelli 4 secondi 8 da Heil, che in questo momento sarebbe Gregor, con i 38 secondi di Sofronas dalla numero 3 di Ingolstadt. Quindi abbiamo detto prima, no, è sempre una questione di parata. E parlando di parata, Marco, detto che c'è la full course yellow, quante emozioni la driver's parade di due giorni fa. Wow. Tra le 15 e le 20.000 persone ti bastano in una cittadina di Spa che ne conta, se non vado errato, 2.000 normalmente. Cioè dove le hanno messe tutte in un monolocale. È stato qualcosa, scherzi a parte, è stato qualcosa di emozionante, perché c'erano circa 100 vetture, tra cui anche queste bellissime signore, che hanno fatto i 7 km, 8 km che dividono l'uscita dalla Source
e sono arrivati, siamo arrivati in centro a Spa, macchine posizionate in piazza in mezzo a tutta questa marea di gente bellissima, appassionatissima, con tanti cappellini giallo fluo. C'era anche Valentino, ovviamente, che è stato uno dei personaggi più acclamati e più attesi di questa parade, ovviamente. Ma al di là di Valentino, questa è una tradizione di questo evento speciale e magnifico, che è la 74esima edizione della 24 ore più importante per la categoria GT dell'anno, ovvero la 24 ore di Spa. La vivremo domani, è sabato domani, vero? Ma, sì. Stasera? Ma stasera? A che ora? Alle 19? 18:20 collegamento, 19 Super Pole per i primi 20, che in quelle che sono state le Q1, Q2, Q3, Q4 che abbiamo vissuto ieri, hanno staccato il biglietto per le prime 20 posizioni. Ora inizieremo a vedere i tempi veri, Marco, quando sarà il tempo della Super Pole. E finalmente nessuno si nasconderà mai, vediamo se la Ferrari si riconferma, visto che tutti hanno storto un po' il naso, Marco, perché Ferrari arriva e dice: io posso prendermi la pole, e gli altri dicono: ma sai che c'è? Manca la Super Pole, a me questa cosa non mi va bene. Quindi secondo me oggi pomeriggio, stasera, vedremo qualcuno che vorrà sovvertire il regime che si era creato in Q4. Decisamente, Daniel, è una bella disamina questa, e vedremo Audi, vedremo Porsche, vedremo BMW, vedremo Mercedes, di un Raffaele Marcello che lui è sempre tranquillo. Ci ho parlato ieri e ho detto: ma sì, ma vedrai, domani vediamo, la gara è lunga, non è un problema, vediamo, la qualifica non è così importante. Ma non crea tensione Marcello, è tranquillo perché è consapevole di se stesso, ed ha sempre qualcosa di molto interessante da dirti, anche perché Marcello è uno dei piloti che è anche tecnicamente più sensibile, è in grado di scenderti anche nel dettaglio della macchina, è un pilota che chiede tanto, che collabora tanto col suo team, ed è veramente molto interessante starci a parlare, come un'altra coppia che mi viene da citare è il trio Audi Treasure by Car Collection numero 12 con Mattia Drudi, che ieri ha fatto uno stint incredibile, e Luca Ghiotto, assecondati atterziati, visto che si mettono in tre, da un fantastico Christopher Asse, che in questo momento è uno dei piloti Audi più in forma in assoluto per continuità di rendimento. Quindi anche questa sarà una compagine da tenere assolutamente sott'occhio. Intanto è tornata green questa gara. Sì, ritorna la bandiera verde, quindi è rientrato il problema per quanto riguarda quella Porsche che era rimasta lì ferma a centro della curva, perché non era né in ingresso né in uscita di Bruxelles, quindi rimane lì, passano sotto di noi. Intanto ancora problemi in frenata per l'Aston Martin DBR9 lì alla Source in discesa, seguita dalla Aston Martin con la livrea VLT. Marco, ne hanno approfittato i piloti per riaccodarsi un po', quindi è stata una full course yellow, un po' poco yellow, direi un attimino più green, ma molto safety. Sì, e tanto car. Decisamente sì. Intanto ti mandavo messaggi subliminali, Daniel, perché mancano solo 5 minuti alla fine di questa gara, e i distacchi fra Ortelli e Hall si sono ridotti, però ovviamente c'è di mezzo una Corvette da praticamente doppiare. Sì, è la Corvette che si trova in sesta posizione, quella di serie, tanto staccata all'interno, anche abbastanza veemente, mi verrebbe da dire, con il numero 123 che soltanto arrivando lunga cede la posizione all'arrivo di Ortelli, che prende la posizione, sdoppia il pilota e se ne va. 4 minuti e 20 al termine, soltanto all'inizio abbiamo fatto sentire un po' di rumori, vediamo se riusciamo questa volta ad alzare un po' il volume e vedere che cosa succede. Se alziamo questa levetta, Marco, e facciamo ascoltare un po' di sound.
pit stop, pit lane, problemi, speriamo di no. Finita comunque la benzina magari. Finita la benzina magari, rientra la Maserati, uno è stanco, anche perché può essere pure quello, se uno non è abituato alla fisicità che una vettura da corsa richiede, può anche essere che succeda questo. Mancano 3 minuti al termine, mio caro Marco, io non parlerei di emozioni perché magari parlerei fra un paio di minuti di questo, ma parlerei di un attimino altre macchine che non abbiamo spulciato più di tanto, perché non abbiamo praticamente mai parlato di Corvette. Non hanno praticamente mai inquadrato la Viper, perché la Viper non ha preso il via. No, credo. Io l'ho vista, è rimasta qua. All'inizio. Io l'ho vista il via. Esatto, ma poi è andata da subito. Sì, infatti c'è un ritardo di 17 giri. ti dico una cosa, però, di quella Viper. La stavo ascoltando ieri, non girava propriamente bene. Cioè, è come se non andassero tutti i 10 cilindri del suo motore. Però cogliamo l'occasione per parlare. Scusami Marco, perché qua c'è Sofronas che si attacca alle spalle della Lamborghini e anche della Mercedes, con l'arrivo anche della Maserati, quindi sono in quattro in uno spazio dove bisogna passare uno per volta. Passa in primo luogo la Mercedes, guidata in questo momento in ottava posizione da Gote, con dietro la Maserati che si prende la posizione, la numero 46, guidata prima da Macari, adesso sostituita dal suo compagno di squadra. Attenzione perché Sofronas anche si infila dentro in uscita da Bruxelles, va a seguire il tridente con la Lamborghini dietro invece, che rimane come spettatore non pagante e non fa grandi azioni, magari per non andare a rischiare quello che è l'atto del 3, ovvero buttare giù i 3 assi e magari uno te lo rubano, ma invece farne uno per volta per giocarsi al meglio le carte. 1 minuto e mezzo al termine, Marco, ti ho interrotto durante una tua disamina, mi devi perdonare. No, nessun problema. Dato che parlavi di Viper, motore 8000 di cilindrata, V10, ha vinto 3 volte consecutivamente Le Mans, la prima volta con tale Luca Drudi, papà di Mattia Drudi, che ha piazzato la miglior Audi, è il miglior Audi in pista nelle qualifiche di ieri, che vedremo in azione in questa Super Bowl. Dai, qualche numero e qualche informazione su questa macchina fantastica l'abbiamo dato. Ricordiamo con chi ha vinto Timo Reka. Mi hai sbloccato un ricordo, con questo nome mi hai sbloccato un ricordo. Gara che sta giungendo nel suo ultimo minuto, telecamere che vanno su Ortelli per la discesa verso quella che è la direzione impicchiata di Ruggero di Ion. Marco, io volevo portare il mio discorso durante la gara su quelli che sono stati gli aggiornamenti di sicurezza sul tracciato, ma anche gli effetti che stanno avendo questi. Funzionano, sì. Però la pista è tanto sporca. La pista ad ora si è sporcata molto, sì, aggiornamento di sicurezza. Daniel, il più importante che mi hai fatto notare stamattina è appunto come quando siamo andati a Ruggero di Ion, abbiamo visto, ovviamente si vedono tutte le vie di fuga molto più larghe, tu mi hai fatto vedere proprio il punto dove c'è ancora il disegno delle gomme, sì. E come lì sono stati guadagnati circa 10 metri nel punto più vicino, di quello che era il punto più vicino del muro di gomme, soprattutto in uscita da Radion. Adesso è molto più aperto, proprio per evitare che una macchina vada a urtare quella parte di gomma e rimbalzi in pista, creando degli incidenti che purtroppo sono stati mortali. Sì, sì, ce ne sono stati un paio ultimamente lì che hanno lasciato un pochettino tutti con il fiato sospeso e con il cuore rotto. Telecamere però che vanno su Ortelli in discesa verso Puon, double gancio, il doppio gancio, come lo chiama il nostro Ivan. È questo un giro che praticamente sa di proclamazione, paratissima, sì. Senza grossi problemi. Si va adesso nelle curve che io vado a sempre rinominare nelle mie dirette un po' più private, le curve del campus universitario, perché si chiamano campus, però di per sé lì non c'è un'università, ma sono difficilissime da fare, sono molto molto complicate, bisogna essere veloci seppur sacrificando la traiettoria. Poi si esce, si va verso Paul Frère, la curva che genera più sottosterzo in uscita di tutte, perché devi avere il pedale appiccicato all'acceleratore
con Blasimont si arriva poi alla staccata della bus stop. Lì c'è tanto banking, bisogna rimanere vicini al cordolo senza però esagerare. Poi l'ultima staccata a bus stop dove si fa scorrere la vettura e così si chiude un giro a Spa-Francorchamps con Ortelli che chiude invece quello che è l'SRO GT 30° anniversario by Peter Auto. Questa è la vittoria di Ortelli seguito dall'Aston Martin DBR9 e la Maserati MC12 numero 46 che si è ripresa molto bene, mio caro Marco. Invece Sofrona ha soffrito un pochettino di più, quindi arrivano Grogor, arriva Newey con Macari che scusate, con Newey che si prende la posizione sul finale mentre Sofronas la perde appunto verso le ultime battute. Chiudono poi insieme a tutti gli altri dalla quarta posizione in poi appunto Sofronas, Kaduri, Seiler, Benezet, Goethe, Glassel e Wunderlicht per i primi dieci e poi via via tutti gli altri. Applausi a scena aperta, Marco. Applausi sì, sia per i piloti in pista ma che mi viene da dire per queste magnifiche vetture che davvero creano, genero delle emozioni fantastiche. Qua si vive la storia. Poi per me che sono un appassionato di quelle che sono le componenti storiche di quello che è il motorsport, vedere e commentare questo tipo di evento mi fa veramente tanto piacere, sai? È emozionante. Io mi permetto di allungare il collo anche perché voglio anch'io la mia fetta sull'occhio, di live, esatto, sì. Perché anche l'occhio vuole la sua parte e adesso è paratissima super mega iper, visto che abbiamo dato tutti i nomi alla parata, super parata, paratona, quindi dobbiamo cercare nomi nuovi. Marco, adesso si parla di emozioni, tu hai detto è bellissimo, hai detto che è fantastico proclamare tutto quanto, io ti dico, per chi conosce la storia del motorsport a ruote coperte dice sì, molto molto bello, io voglio vivere questa cosa qua in segno di proclamazione. È un po' come quando si fa la gara classica nel Principato di Monaco. Chi invece non conosce e la storia del motorsport e approccia solo adesso dice questa cosa io la devo vedere perché ho bisogno, per cultura generale, diciamolo così, non è come se fosse una sorta di scuola. Abbiamo detto prima in apertura della scorsa sessione, questo è il riassunto che si fa il primo giorno alle medie quando tu hai finito l'elementare. Esattamente, sì, è perfetta come disamina la tua ed è esattamente questa. A te per le classifiche. Ci viene mostrata regia la classifica con l'Audi vincente sulla Aston Martin, segue la Maserati e ovviamente poi seguono anche quelli che sono i piloti. Stefano Ortelli vince su Stuart Hall e Jordan Grogor con la terza posizione di Joe Macari e Harrison Newey. Seguono poi James Sofronas con Philip Kaduri, la seconda dell'Aston Martin, la Corvette chiude in sesta posizione con Marco Seiler. Seguono Benezet, Goethe, Wunderlich e Maurizio Fratti nelle prime top 10 e poi la Ferrari arriva solo undicesima con via via tutti gli altri che vanno a chiudere con le Porsche un po' più lontane, Marco, un pochettino più sofferenti. La Lamborghini anche mi arriva nella praticamente quart'ultima posizione. Vediamo se abbiamo qualcuno che ha voglia di parlare, ma no, i piloti devono ancora arrivare ai box, quindi diamogli il tempo di arrivare, siamo tutti di fretta, però adesso questa è una parata in doppia fila e Marco, adesso suono. Vorrei che il suono fosse in 4D, Marco, per trasmettere anche la tremarella che passa sotto di noi, perché adesso sono ai pit, noi siamo proprio sopra e stanno rientrando, passano ovviamente dalla pit lane,
allunghiamo il collo, vediamo se passano. Sì. Siamo nel posto giusto, Marco, siamo nel posto giusto. Intanto passano gli highlights di questo splendido SRO GT 30° anniversario by Peter Auto, gara 1 con l'inizio e poi il via alle immagini. Le facciamo parlare da sole con il motore. Emozionanti, emozionanti le immagini che arrivano adesso anche su puntate su Ortelli che sta togliendo il casco lì dal box, tutti molto felici, tutti molto contenti. Penso che l'azione della giornata, Marco, sia stata quella la manovra di Ortelli su lì alla Bruxelles. Approvi? Approvo alla grandissima, approvo alla grandissima e è contento. Vuole correre ancora lui. Sì. Allora lo sentiamo cosa dice. Stefano Ortelli. I think it's David Addis who said Stefano Ortelli wins at Spa again. Must be great. Yeah, it's so nice to be here, especially with this car. I've been having a bit of good time with this Audi period here in Spa, celebrating the podium with so many good friends, some talented drivers. It's definitely the weekend of the best GT race world in the world, and part of the support race event with this old car makes me very happy. I have to say also congrats to all the grid, you know, with so many nice friends and beautiful cars. Yeah, thank you very much. It was very nice to do this. A special moment. I saw you kissing the badge. Yeah, it's also because we have a long history with Spa and Audi Belgium. Our late Didier Malvois was the head of the Belgium club, passed away a few years ago. Never had the chance to win again with an Audi. Today I did it, and I did it at the right place. So this one is for you, DJ. Congratulations. È felice, eh? È felice Ortelli che fa, è bellissimo essere qua, mi sono divertito un sacco, c'è tantissima gente che conoscevo, poi aveva voglia di guidare ancora. La domanda è stata fatta poi perché baci i quattro anelli dell'Audi, lui fa perché c'è una storia, c'è una tradizione, c'è un rapporto speciale tra il logo Audi Belgio e Spa. E intanto continuano le interviste, non abbiamo neanche il tempo di finire, che subito parte con Sofronas. Exciting start for you to that race, I think. Well, I was starting a little farther back than I'd like, so I knew I had to get a jump. The Audi's got great brakes, so get a good launch, get into the source hairpin there and try and get a little gap there. I knew Ortelli was going to come eventually. I mean, he's a legend here, and I've learned a lot from him. So, you know, what a great, great experience here. Spa is magical. So, for me, it was just great to be here and to drive this old Audi that's been with us for a long time. And why wouldn't you want to come here? And I have my beautiful wife and my good team. The boys at GMG Racing flying all the way over here from California. We're definitely coming in for the farthest
country. So, I mean, I'm super happy. You know, we got a little bit more left in it. Stefan showed me a few tricks. And hopefully go a little quicker tomorrow. But having a great time with SRO and Pirelli, and this is a great, great race that Stefan Rattel put together. Listen, you said it all. Thank you. Great all right. job. Good. Thanks. È contento, eh? È contento anche Sofronas, e dice: caspita, è stato proprio divertente tornare alla guida di questa vecchia macchina con il mio vecchio team, con la mia bellissima moglie, mi sono divertito, non mi aspettavo che l'Audi guidasse così bene, frenasse così tanto, però vediamo domani, che magari Stefan mi dà qualche dritta, qualche trucco per avere qualche velocità in, un po' di velocità in più in pista. Vanno le immagini intanto, Marco, vanno le immagini con... Noi ieri eravamo lì. Esatto, noi eravamo qua dove c'è scritto Fanatec in bianco, e poi adesso... Dove c'era SROGT. Esatto, adesso c'è il logo SROGT 30 dove ci sono le persone ora, e abbiamo sudato per arrivare fin lassù. Ero in videochiamata con la mia famiglia, mi hanno chiamato e mi hanno detto: cosa stai facendo, non dovevi commentare. Perciò sì, sto salendo su Radeon per vedere com'è, voglio viverlo, no? È tutta sta fatica, non c'è il monopattino, ho capito, ma il monopattino non ce la fa, quindi per far capire e intendere quanto realmente sia rigida. E con il podio c'è anche un premio, scusami Marco, a sto punto perché siamo qua, andavamo a correre noi, sì. Dai, primo e secondo lo facevamo? No, non credo. No? No, no, secondo e terzo, perché magari c'è Ortelli. Però il premio andrebbe dato a tutti, sì, i partecipanti in questo caso, ma in una competizione non premia tutti, e qua sono persone che hanno voglia di competere e l'hanno comunque messo in pista, perché l'azione di Ortelli comunque, oltre ad essere la più bella del giorno, ha dimostrato quanto voglia di primeggiare c'era comunque, tra l'altro una categoria GT3 contro una categoria GT1. Tra l'altro anche parliamo pure di Sofronas, che è partito dalla California per venire qua. Era in partenza lanciata, però dalla California. Dalla California qua è arrivato direttamente. Non mi aspettavo l'Audi frenasse così bene, fa meno male, perché ho frenato dalla California, no? Giusto. Quindi intanto quelli qua arrivano i premi, vengono premiate le compagini. Manca il primo. Manca Ortelli. Arriva, vediamo fede. Arriva, abbiamo fede. Intanto vengono premiate anche, vengono premiate un po' tutti in generale comunque, Marco, perché sì, vengono premiate anche un po' per categorie, sicuramente, perché abbiamo visto che c'erano dei colori diversi di fianco ai numeri, e adesso ci sentiamo l'inno. GT1, c'è champagne sul podium. Manca la musichetta, dobbiamo fare la musichetta. No, scherzi a parte, premiano le singole classi, esatto. Invece lo vedi che là dietro, Ortelli, che sta aspettando la sua coppa, la vuole anche lui. Decisamente, anche io la vorrei. Tutti vorremmo una macchina. No, io vorrei la coppa di Ortelli. Proprio quella sua, sì. La sua, proprio firmata magari, autografata, fotografata. Portati Ortelli a casa, è sequestro di persona, Marco, quindi attenzione a quello che devi fare con i tuoi beniamini. Marco, adesso diventa il podio delle categorie GT2, esatto, con le immagini che staccano sicuramente su una delle curve più belle che esista al mondo. Arriva, ecco lì, vedi, lo buttano lo sguardo, vogliono guardare, non ci arriva, però loro sono pronti per salire e prendersi anche loro la loro parte, la loro coppa, perché comunque sono piloti, hanno corso. Ti faccio Daniel una domanda tecnica, devi essere però molto preciso nella risposta. Non è, so che non sarà facilissimo. Hai appena finito questa gara,
È una gara comunque di contorno, una manifestazione soprattutto diciamo puramente ludica. Ma davvero vai a stappare lo champagne e lo butti via? Io me lo tengo. Sì, 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 sì. Ah, no, okay. Io personalmente sono uno che una inno, lo sentiamo dopo. Marco, adesso mi fai parlare, Marco. Direi, scherzi a parte. L'inno, non lo vado a vedere. Mi devi rifare la domanda, perché per dare un senso di continuità anche al discorso. Se berresti lo champagne o se lo stapperesti con veemenza. Esatto, allora, stappi, fai il caos, poi ti tieni la bottiglia. E io sono personalmente uno che quella volta che ha avuto la possibilità di bere lo champagne che usavano in Formula 1, mi sono tenuto la bottiglia. Ah, okay. Seppur piccolina, ma comunque qualcosa. Quindi sì, assolutamente sì. Adesso parte la premiazione delle altre categorie. Quindi ci godiamo il podio con eventuale inno, conseguente inno. E poi vediamo, questa è la Corvette. Poi arriva anche Sofronas. E adesso lo vedi là, è dalla prima categoria che è lì che vuole entrare sul podio, Stefano Ortelli, guardalo lì, io penso che se gli offrissero un contratto per correre, non direbbe di no. No, ha fatto anche la rima Ortelli, eccolo lì. che bravo, che bravo. Allora, momento dell'inno. Deuxième place pour James Sofronas, pardon, la troisième pour Diego Sagan et la coupe du vainqueur, bien sûr, pour Stéphane Ortelli. Bravo Stéphane, ça fait honneur au circuit de Spa-Francorchamps, ça fait honneur aux 24 heures de Spa et ça fait honneur à l'historic racing de Pedro Rotto, cette victoire avec cette Audi R8 LMS Ultra. Bravo, messieurs, bravo comme tu le signes.